Teodosio Fedullo, perché questa forma estrema di protesta? Ma estrema di protesta perché appunto mia moglie è prossima alla gravidanza e abbiamo chiesto semplicemente di avere un appartamento con una seconda camera da letto, anche appunto per dare più serenità a mia moglie che vuole prepararsi per la gravidanza e ovviamente non può aspettare la nascita del primo figlio e poi iniziare a fare il trasloco e tutte quelle altre cose. Tra altre cose noi tra non molto dovremo inserire anche una culla nella camera da letto, verrà mia suocera a darci una mano che non ha nessuna intenzione di stabilirsi nel progetto casa e quindi scemare tutte le paure di quelle persone che fanno parte di questi uffici, che sembra sempre che uno voglia inserire, approfittare della situazione per mettere quanto più gente possibile. Mia suocera è venuta diverse volte in Italia, è venuta in questo appartamento qui a via Ponte Preturo e così come è venuta se ne è ritornata a casa sua, perché le persone hanno la dignità, lei ha una casa, ha dei figli che stanno al paese suo e quindi noi non abbiamo proprio nessun interesse ad approfittare. Noi anzi, ci siamo messi d'accordo con, e questa era una cosa che avevo detto anche al comune, che se ci fosse stata una disgrazia, no, con la gravidanza via discorrendo, noi non avevamo nessun interesse a rimanere nell'altro appartamento con due camere letto, potevamo tornare benissimo in questo appartamento, e fino adesso ci siamo rimasti con un figlio e quindi siamo andati abbastanza bene. Abbiamo avuto qualche disagio quando viene la suocera, va bene, però questo nulla di grave. Però adesso c'è proprio una soglia che oltre la quale nasce la protesta, perché se noi dobbiamo ancora aspettare le promesse, che tante promesse ci sono state fatte, allora è nato questo gesto che qualcuno ci doveva garantire che farà qualcosa. Adesso lei ha parlato con il dottor Petullà dell'SGE, cosa vi ha promesso? Lui ha preso un impegno che per lunedì alle 3, io 3:15 lo posso chiamare, e quindi poi si vedrà se andare insieme a parlare con la dottoressa Del Principe, che ha fatto parte appunto anche della commissione che pochi giorni fa ci ha negato appunto per il momento la disponibilità del nuovo appartamento, e che quindi si risolverà, perché è un caso veramente, diciamo, semplice, non c'è niente di molto complesso. E quello che ci ha detto, va bene, che ci sta la disponibilità, però lui non conosce bene in quale zona sarà. Io certo non voglio adesso esagerare, però noi speriamo di rimanere. Noi avevamo fatto già tanto tempo fa la richiesta di avere un appartamento più grande nella zona ovest, perché io lavoro, per me raggiungere il lavoro è la cosa più facile, e anche per raggiungere casa nel momento in cui dovesse servire qualcosa a mia moglie. Quindi questo è un po' il gesto. Grazie. Siamo stati un po', diciamo, maltrattati dalla burocrazia, sempre da persone che poi promettevano ma in concreto non ci davano niente di sicuro, ecco. E alla fine, quando arrivava il momento che tu andavi in ufficio e chiedevi, però non c'era più tempo, c'erano molti casi, quindi dovevi aspettare, si risolve tutto, però devi aspettare. Ma noi la gravidanza è prossima e niente, quindi oggi abbiamo deciso di risolvere questa situazione. Speriamo di averla risolta, adesso non sappiamo, dobbiamo aspettare lunedì, però Petrolà ci ha dato buone speranze, quindi risolverà il caso. Perché questo clamoroso gesto di protesta? Perché abbiamo provato tutti i metodi, siamo andati diverse volte al comune in diversi posti, però ci hanno sempre rifiutato. Ci hanno sempre dato solo le promesse e non è stato fatto mai niente. Il nostro l'ultimo gesto di disperazione. Certo. Avete già parlato con qualcuno della SGE, del comune? Certo. Abbiamo parlato diverse volte al telefono con l'assessore Fabio Pellini, però al telefono ci ha sempre promesso di aiutarci, però non ha fatto mai niente. Ieri alle 3 dovevamo avere l'appuntamento con il sindaco, però purtroppo l'ultimo momento l'ha annullato. Adesso? È rimasto solo questo. Scende perché ci hanno detto che oggi è il sabato, ci hanno dato altre promesse. Praticamente noi dovevamo aspettare
cioè eravamo decisi di aspettare una carta controfirmata da una persona responsabile, però ci hanno detto che oggi è il sabato, che stanno tutti fuori dalla città e per non creare disagio alle altre persone siamo costretti a credere l'ultima volta alle promesse.